secondo appuntamento legato alla mostra dei calici che ha accompagnato per questo anno l'esposizione dell'Urna Boldi. Per chi non lo sapesse, l'Urna Boldi è un reliquiario del 1500, si chiama così perché è stata donata dal vescovo Giovanni Antonio Boldi nel 1586. E viene esposto in cattedrale nell'avvento che precede la solennità di alcuni santi e rimane esposto in presbiterio fino appunto alla solennità dei santi. È un gesto che abbiamo recuperato dalla storia, dalla tradizione della cattedrale, l'abbiamo recuperato 3, 4, 5 anni fa perché era caduto in disabitudine e da allora lo abbiamo voluto collegare con questo evento, con questo evento per carità eccessivo, ma va di nuovo il giorno d'oggi, con questa iniziativa di tipo culturale, proponendo ogni anno un tema che ha a che fare con la storia e con l'arte della cattedrale. Quindi abbiamo fatto il Signore di Cari, abbiamo fatto l'altare nel 1317, due anni fa nel settimo centenario, l'anno scorso l'altare barocco che abbiamo qui, quest'anno, sempre legato al tema dell'altare, quest'altro dei calici, i calici che sono in dotazione alla cattedrale, e lo dirà poi meglio la professoressa Rita Pellegrini, come patrimonio di questi ultimi secoli, non sono i calici purtroppo più antichi, poi spiegherà la Rita appunto come mai non abbiamo più questi calici. Al termine di questa conferenza la dottoressa Pellegrini, che ha curato anche la mostra, ci aiuterà poi nella visita alla mostra che è allestita qui presso la Sacrestia dei Canonici direttamente alla vostra sinistra, e di modo che completiamo anche questo anno questa possibilità di conoscere sempre meglio la storia, l'arte e la fede della nostra cattedrale, del nostro bel luogo. Poi sarà disponibile prossimamente anche un testo che fa parte della collanina Memoria Cattedralis, con il testo della conferenza della dottoressa Pellegrini e di quella di Don Simone Chiani, che è stata tenuta qui due settimane fa. A completamento di questo aggiungo semplicemente che nella prima conferenza, quella di 15 giorni non sono, Don Simone Chiani aveva cercato di far capire come nella celebrazione del rito eucaristico è prezioso, importante avere il calice, partendo dal fatto che Gesù, quando ha istituito l'eucaristico, ha preso un calice. Quindi ci ha fornito i fondamenti di tipo teologico, liturgico, spirituale, per capire perché c'è il calice. Oggi con la dottoressa Pellegrini invece il nostro obiettivo sarà di tipo storico, culturale, appunto, cercando di vedere i calici che abbiamo noi come cattedrale. Quindi lascio la parola alla dottoressa Pellegrini che la ascoltiamo con attenzione volentieri. Grazie a voi. Buongiorno. Allora, partirò dalla definizione di calice. Cos'è il calice? È un manufatto che parte della suppellettile liturgica destinato a contenere il vino che durante la messa diventerà il sangue di Cristo. Com'è fatto un calice? Questo è un calice tipo di quelli che normalmente possiamo osservare nelle nostre chiese. È costituito da varie parti che hanno un nome preciso. La base è il piede, che può essere circolare, può essere mistilineo, può essere poligonale. Poi c'è un fusto con una parte più rigonfia che chiamiamo nodo e che serve per l'impugnatura del calice. E poi la coppa,
nella quale viene versato il vino, che nella maggior parte dei calici è dotata di una sottocoppa che la contiene e che può essere lavorata in vari modi. Dunque, questo, dicevo, è il calice tipo che noi conosciamo, però il calice non ha avuto sempre questa forma. Qui vi mostro un disegno realizzato dall'architetto Charles Rolle de Fleury nell'Ottocento per una pubblicazione che uscì nel 1888, nella quale egli disegnò un po' l'evoluzione dei calici nel corso del tempo. Quindi si parte da primi calici ansati, dei calici ansati, poi si passa a dei calici senza più anse, ma la coppa quasi semisferica, e poi è verso il XIV secolo che si attesta il calice come noi lo conosciamo, cioè il calice piuttosto allungato, con la coppa anche allungata. E naturalmente nel corso del tempo il gusto artistico cambia, e quindi cambia anche il modo in cui si presenta il calice. Il calice è anche definibile come un vaso sacro. I vasi sacri sono quelli destinati a entrare in contatto con il corpo e il sangue di Cristo, quindi sono vasi sacri, oltre al calice, la pisside, poi la patena e l'ostensorio. Le altre suppellettili invece non vengono denominate in questo modo. Proprio perché ha questa funzione, il calice viene preventivamente benedetto. Un tempo bisognava portarlo al vescovo perché venisse benedetto, e questo stralcio che vi presento è tratto dal Libro dei Conti di una chiesa dell'Alto Lago, la chiesa di Stazzona. È una spesa del 1704, nella quale si dice che si è pagata una certa somma per un calice d'argento nuovo e per il viaggio fatto per farlo consacrare. Per quanto riguarda la materia, i primi calici furono probabilmente di vetro e forse avevano anche delle decorazioni. Infatti Tertulliano, e siamo nel secondo-terzo secolo, parla di un calice con la raffigurazione del buon pastore. Poi progressivamente furono introdotti altri materiali, e cioè per esempio l'osso, il legno, i metalli come il rame, e poi in particolare i metalli preziosi. Dopo il 1000 i vescovi iniziano a regolamentare il modo in cui un calice deve essere realizzato, deve essere costruito, e si dà importanza alla materia che lo forma, proprio perché deve contenere qualcosa di preziosissimo, il sangue di Cristo. Per cui si chiede che la coppa almeno sia di un metallo prezioso. E quindi vediamo che, per esempio, nel 400 vengono realizzati una serie di bellissimi calici, magari in rame dorato, arricchiti da smalti, ma che hanno la coppa sempre d'argento. Al limite, in rari casi, in rame dorato. Per arrivare a tempi più recenti, diciamo così, la regolamentazione per quanto riguarda la fabbricazione delle suppellettili viene da San Carlo Borromeo, con la sua pubblicazione del 1577, Istruzioni sull'edilizia e la suppellettile ecclesiastica. Una pubblicazione che raccoglie un po' i frutti di quello che è stato il Concilio di Trento. Cosa dice San Carlo? Che il calice sarà di oro puro, addirittura, o, se non è possibile per motivi economici, di argento puro dorato sia all'interno che all'esterno. Il piede potrà essere d'ottone dorato, se non può essere d'oro o d'argento, per la povertà della Chiesa. Sulla superficie del piede vi saranno decorazioni, non però che impaccino le mani,
e che porti il significato di qualche sacro mistero di passione. Chi è venuto alla conferenza di Don Simone 15 giorni fa ha sentito come tuttora le prescrizioni della Chiesa indicano che il calice sia realizzato con un metallo prezioso. Queste prescrizioni attuali derivano da una lunga tradizione della Chiesa che si è manifestata anche attraverso altri scritti che sono abbastanza significativi. Uno che ho riportato in particolare è tratto da una pubblicazione del 1647 scritta da Giovanni Battista da Monza per spiegare in forma di dialogo la regola francescana. Questo che vedete è il frontespizio della pubblicazione. Che cosa si dice a proposito delle suppellettili? Ora sappiamo che per i francescani è importante l'obbedienza alla povertà, però si afferma che le suppellettili, quanto più si accostano al culto di Dio, tanto più si possono concedere preziose, come i veli quali coprono il calice e la pisside possono essere di seta, e i calici e patene possono essere di argento, come dice San Bernardino. E poi aggiunge: non devono però essere di argento le croci, i turiboli, le bacilette, le ampollette, i candelieri, insomma tutte le altre suppellettili che, come ho detto prima, non sono vasi sacri. Venendo ai calici del Duomo, il primo inventario disponibile che li riguarda è un inventario del 1435, di cui qui ho riportato lo stralcio che parla dei calici. Si dice che sono presenti alcuni calici, di cui due grandi e gli altri di tipo ordinario. Invece, per avere una descrizione un po' più dettagliata dei calici, dobbiamo arrivare a un inventario del 1534, dove vengono elencati 15 calici e per molti di essi viene data la descrizione. Quindi ho riportato titolo esemplificativo. Un calice 1 smaltato, con sopra il testamento vecchio et novo di argento sopra oro, quindi di argento dorato, con la sua patena di argento sopra oro con un crocifisso. Quindi erano decorati, e decorati soprattutto a smalto. Di questi calici, come già diceva prima Don Guido, non è rimasto nulla in sacrestia. Possiamo dire come potevano essere, più o meno. Potevano somigliare a calici di questo tipo. Questo è il calice, il grande calice del Museo del Tesoro di Chiavenna, grande perché può contenere, ha la capacità superiore a un litro. È un calice in argento dorato e smalti, in cui vediamo questo piede mistilineo con un tipico bordo traforato, su cui sono applicate delle placchette a smalto. Altri smalti si trovano sul nodo e poi sul sottocoppa. Ne ho portato un altro esempio che viene dal Canton Ticino, dalla chiesa di San Pietro e Paolo di Quinto. È comunque sempre una nostra manifattura. Anche in questo calice ci sono, come vedete, sul piede, sempre caratterizzato da questi trafori, delle figurine a smalto. E le figurine a smalto ci sono anche sul nodo, dove riportano tipicamente figure di santi, spesso difficilmente identificabili. Questa è una delle figurine del piede che vedete rappresenta la Pietà. Questi calici erano di fabbricazione lombarda generalmente, probabilmente alcuni vennero fabbricati anche nella nostra città, perché soprattutto nel 400 e nel 500 vi fu un periodo importante per la nostra oreficeria, con nomi sia a Como che fuori Como di un certo peso. Gli orefici
erano tra l'altro collocati come loro zona di lavoro proprio nella piazza Grimoldi, qui vicino al Duomo, in una serie di stabili che si trovavano nell'area che ho evidenziato in rosso e che vennero abbattuti poi nel 1926 per costruire la banca commerciale. Gli inventari ci danno notizie anche su chi sono i donatori dei calici. Queste per esempio sono tre voci tratte da un inventario del 1597, dove si parla di un calice donato da un canonico, Bernardo Malacrida, di uno del vescovo Bernardino della Croce, quindi siamo verso la metà del Cinquecento, e uno lasciato dal vescovo Ninguarda, quindi siamo già verso la fine del Cinquecento. Però, come ho detto, di questi calici, come anche di calici seicenteschi che pure furono donati da vescovi, non è rimasto nulla. Come mai? Beh, innanzitutto, diciamo che questo fa parte spesso della storia delle suppellettili liturgiche che vengono cambiate o per il cambiamento del gusto estetico, ma più generalmente per l'usura a cui sono sottoposte. Ma spesso, essendo in metallo prezioso, vengono anche fuse per ricavare del denaro se ci sono delle necessità economiche, delle spese da sostenere. Ed è quello che è successo qui. Questi sono due documenti del 1728 in cui si afferma che per pagare l'altare maggiore, quello venuto da Roma, si sono venduti quasi tutti gli argenti oltre a dei paramenti. Poi nella perdita delle suppellettili sacre in generale, quindi dei calici, sono responsabili anche le requisizioni governative che avvengono a fine Settecento. Qui ho riportato una lettera del vescovo Carlo Rovelli, scritta il 2 gennaio 1796 alla diocesi, in cui chiede che le suppellettili che non vengono più utilizzate siano date allo Stato per la guerra in corso. E in effetti il 29 gennaio successivo vengono consegnate alcune suppellettili che sono quelle che vedete qui elencate, che comprendono lampade, candelieri, un bacile, ma non comprendono nessun calice. Poi a dicembre, sempre del 96, abbiamo le requisizioni napoleoniche e anche in questo caso sembra che i calici non siano stati toccati. Quindi, in sostanza, noi nella sacrestia della nostra cattedrale abbiamo dei calici settecenteschi e soprattutto ottocenteschi, però sono dei calici che hanno una loro storia, oltre naturalmente a un valore artistico e poi soprattutto al loro legame con la fede. Questo è il primo calice che vi mostro. Un calice ascrivibile agli inizi del Settecento e ne parla per la prima volta un inventario del 1766 di cui ho riportato qui lo stralcio, calice d'argento indorato con alcune medaglie ornato, scusate, non riesco a vedere bene nello schermo, con alcune medaglie ornato di diverse pietre con sua patena e conserva. Altri inventari poi parlano di questo calice, un inventario ottocentesco dice che è il più prezioso di tutti e in particolare si riesce a dedurre dagli inventari che questo calice apparteneva a un canonico, il canonico Alberto Federico Gutt.
la cui storia è una storia abbastanza particolare. Nasce nel 1694 in una famiglia patrizia, il padre era originario di Basilea, la madre di Strasburgo, e viene battezzato nella chiesa evangelica di Colmar, perché la famiglia era protestante. Verso i 6 anni di età si trasferisce col padre che esercita l'attività di pretore a Mendrisio. E qui a Mendrisio riesce a entrare in contatto con le monache del monastero di Sant'Orsola che gli fanno conoscere la religione cattolica. A 15 anni abbandona la casa, si reca da Einsiedeln e qui abiura e si converte alla religione cattolica. Dopodiché viene a Como, dove il vescovo Olgiati lo cresima, passa a Milano, a Roma, dove compie i suoi studi, e nel 1725 riesce ad avere un canonicato in cattedrale. Il Goethe scrive un testamento che modifica nel corso del tempo, in cui lascia come erede universale proprio la sacrestia del capitolo della cattedrale. Non ci parla in questi documenti direttamente del calice in questione, però, come dicevo prima, indirettamente dalle testimonianze che ci vengono dagli inventari sappiamo che venne lasciato da lui. Che caratteristiche ha questo calice? Allora, è un calice in cui ritroviamo tutta la superficie finemente cesellata, occupata in parte da alcune medaglie che costituiscono un po' la parte narrativa del calice stesso. Abbiamo quelle del piede, che sono legate a scene della passione, e per esempio questa che vedete in primo piano raffigura la Cristo alla colonna. Poi abbiamo un nodo con questa forma caratteristica cipolla, su cui anche sono presenti alcune medaglie che richiamano episodi del Vecchio Testamento correlati con la passione di Cristo e con l'istituzione dell'Eucarestia. Qui ho messo in evidenza un episodio che è quello relativo a Mosè che innalza il serpente nel deserto. Poi nella sottocoppa abbiamo 3 medaglie che trattano temi di tipo eucaristico. Per esempio qui vediamo ingrandita la medaglia che raffigura la lavanda dei piedi. Spero si veda abbastanza bene che si tratta di medaglie realizzate con un lavoro molto raffinato, ricche di dettagli e di particolari, e con uno sfondo, in questo caso architettonico, molto particolareggiato. Nell'immagine seguente ne ho evidenziato un'altra che riguarda l'unzione di Betania e vedete anche qui la finezza della lavorazione sia nei personaggi della scena principale che nello sfondo della scena stessa. Alternate a queste medaglie ci sono delle pietre, delle gemme, alcune vere, altre invece false, anche perché il Settecento è proprio un'epoca in cui si sviluppa molto la produzione e il commercio delle pietre false, grazie agli studi della chimica, e questo perché molta più gente riesce ad accedere a oggetti preziosi e però
magari decorati con pietre che non sono preziose ma sono delle imitazioni. Qui abbiamo delle pietre bianche, rosse e verdi, ciascuna delle quali ha un contorno realizzato con delle specie di petali smaltati in bianco e in azzurro. Questo calice non ha nessun tipo di marchio che ci dia notizie su dove sia stato realizzato e chi ne sia l'artefice. Tuttavia, si possono fare dei raffronti in base ai quali si può affermare che sia un calice realizzato in area tedesca, dove il tipo di oreficeria, diciamo, più nota e più bella anche dell'epoca è quella realizzata ad Augsburg. Io ho fatto dei paragoni con un paio di calici di Augsburg. Il primo, che viene dall'abbazia benedettina di Ottobeuren in Baviera, e come vedete ci sono delle somiglianze, al di là del fatto che quello di Ottobeuren abbia tutto un lavoro in filigrana. Per quanto concerne la presenza di medaglie, che in quel calice di Ottobeuren sono smaltate, alternate a pietre, ma poi anche nella forma del calice, con questo piede sagomato che si continua nel fusto e poi nel nodo a forma di cipolla, per finire con questa coppa che più o meno ha la stessa forma nei due calici. E poi ve ne presento un altro che viene dalla Hofkirche di Neuburg, anche questo una produzione di Augsburg, in cui le medaglie sono medaglie, in questo caso di tipo metallico in argento dorato, alternate anche qui a gemme, e la forma del calice, come vedete, a parte alcuni aspetti particolari come la fioritura del nodo, è la medesima. Quindi possiamo affermare, in base alla storia di questo calice e in base ai raffronti, che sia di produzione di manifattura tedesca dei primi del Settecento. Poi abbiamo un altro calice con medaglie. Questo invece è un calice ottocentesco. Sulla sua superficie presenta i punzoni, cioè i marchi, che ci consentono di definirne bene la storia. I marchi sono quelli che vennero adottati nel Regno d'Italia nel 1810 con un decreto di Jean de Beauharnais. Quali sono? Innanzitutto il marchio dell'aratro, che indica l'ufficio di garanzia della città di Milano. Il marchio, che veniva chiamato globo col zodiaco e i sette trioni, che indica il titolo dell'argento 800. E infine il marchio dell'artefice. Questo marchio appartiene all'orefice Cristoforo Corbella, attivo a Milano tra il 1822 e il 1861. Il marchio è caratterizzato da questa faccia che vedete, anche se non è impressa benissimo, una faccia rotonda che rappresenta la luna piena, perché lavorava all'insegna della luna piena, e poi sotto ci sono le sue iniziali, Cristoforo Corbella. Invece dall'altra parte ho riportato anche il punzone che è presente sulla coppa e su altre piccole parti del calice, che era il punzone che veniva messo alle minuterie d'argento, quindi quando gli oggetti d'argento erano molto piccoli si metteva sistema di riconoscimento per decretare che l'oggetto fosse d'argento il marchio cosiddetto dell'incudine.
Come è fatto questo calice? Anche qui troviamo delle medaglie al piede circolare, sono quattro medaglie che rappresentano gli evangelisti con i loro simboli. Tutto il calice ha una base dorata e puntinata su cui sono disposti come ornamenti dei motivi in argento che sono motivi piuttosto ordinari come per esempio nastrini oppure cartelle oppure faccine angeliche. Cristoforo Corbella è noto nel campo dell'argenteria soprattutto per la sua realizzazione di suppellettili ad uso domestico. Quindi qui ho riportato di fianco una compostiera in argento da lui realizzata verso il 1840 che si trova al Castello Sforzesco di Milano. Invece per quanto riguarda le suppellettili sacre, nella nostra diocesi esiste per esempio un suo ostensorio che fu commissionato nel 1847 dai fratelli Guggiari di Bernate. Nell'immagine successiva presento un ingrandimento di una delle medaglie, cioè quella che mostra l'Evangelista Luca col suo simbolo, il bue. Anche queste sono medaglie realizzate finemente, anche se in parte un po' consumate dall'uso. Sotto il calice leggiamo una scritta in corsivo, ex dono Magdalene Nessi Luraschi. Cioè è un dono questo della signora Maddalena Nessi Luraschi che fu parrocchiana e benefattrice del Duomo. Di fianco ho riportato un passo scritto dal canonico Vincenzo Barelli, il quale testimonia che nel 1859 Maddalena Nessi Luraschi pagò un terzo delle spese necessarie per pavimentare in marmo il presbiterio. Un altro calice del Duomo appartenente più o meno a quest'epoca è quello che vedete qui sulla sinistra. Anche questo calice è dotato di punzoni che ci permettono di ricostruire chi sia l'autore. E l'autore è Tommaso Panizza. Questo possiamo considerarlo un nostro argentiere perché era originario di Lierna, che è in provincia di Lecco, ma è in diocesi di Como. Il Panizza lavora a Milano, produce sia suppellettili ad uso domestico, molto raffinate e di cui si conosce un certo numero, sia oggetti legati all'ambito liturgico. Questo calice ha una forma e un tipo di decorazione che rimanda allo stile neoclassico. Abbiamo questo piede sagomato, ornato di piccole volute, un nodo leggermente strozzato con una fascia liscia, diviso in due parti, una sotto baccellata e l'altra sopra ornata di foglie d'acanto, e poi la coppa sostenuta da una specie di colletto e baccellata. Il Panizza realizzò anche altri calici, per esempio uno si trova nella chiesa di Sant'Ambrogio di Lierna, suo paese natale, e fu realizzato per il parroco di Lierna, Ercole Lampugnani, tra il 1837 e il 1856. Vedete che è un calice completamente diverso dal nostro, perché nell'Ottocento abbiamo in campo artistico una rivisitazione degli stili del passato che porta, per esempio, da una parte al neoclassico, dall'altra, come in questo caso, al neobarocco. Questo è un calice che imita i calici barocchi. Sotto ho messo un'immagine dei punzoni che sono presenti sul calice di Lierna e che sono gli stessi anche del nostro calice della cattedrale, solo che ho preso quelli di Lierna perché quelli del calice della cattedrale sono un po' consunti e difficilmente leggibili.
Vedete come prima l'aratro, il globo con i sette trioni e poi cerchiato in rosso invece il punzone del Panizza, caratterizzato dalle sue iniziali TP, Tommaso Panizza, e dalla capra che allatta, lavorava all'insegna della capra che allatta. Un'altra suppellettile del Panizza si trova nella chiesa di San Nazaro Eccelso di Bellano e vedete che questa invece ha un tipo di lavorazione molto più simile al calice della nostra cattedrale. Questo è un calice invece realizzato tra il 1832 e il 1834 da un autore di cui poi parlerò, Francesco Colein. È un calice anch'esso in argento, parzialmente dorato, di stile anch'esso neoclassico. Sulla base circolare, gradinata e liscia, sono poste le tre figurine che rappresentano le virtù teologali con i loro simboli. Ho messo in evidenza di fianco la fede che innalza il calice. Queste figure sono separate tra loro da delle medaglie che rappresentano scene della passione. Per esempio, quella che vedete qui è la raffigurazione dell'ultima cena. Ed è una raffigurazione che appare un po', diciamo così, bruttina, no? Perché la foto non sia venuta, ma perché il calice ha proprio delle medaglie in queste condizioni. Da una parte per l'usura, ma dall'altra soprattutto perché, come vedremo, si tratta di motivi che vennero replicati spesso. La base del fusto è cilindrica e sul suo contorno ha una rappresentazione della Via Crucis. Poi abbiamo un nodo conico e un sottocoppa decorati con figurine angeliche o altri piccoli motivi che separano dei piccoli clipei con la raffigurazione dei simboli della passione. In questa immagine ho riportato un'altra delle tre virtù teologali, cioè la carità, caratterizzata dal fatto di essere una donna che accudisce due bambini. Questo uso di mettere le tre virtù teologali alla base del calice non era nuovo di quest'epoca, ma risale al Settecento. E qui ho riportato come esempio il piede di un calice che si trova a Ostra Vetere, in provincia di Ancona, nella chiesa di Santa Maria Annunciata, e che è un calice su cui sono raffigurate, come nel nostro, la fede, la speranza e la carità al piede, ma che risale al 1773-74. Questo calice apparteneva a un cardinale, però un cardinale originario di Como, cardinale Giuseppe Maria Carlo Velzi, nativo di Como, e che fu creato cardinale nel 1832, anno in cui venne nominato anche vescovo di Montefiascone, dove rimase fino alla morte nel 1836. Una testimonianza negli inventari della cattedrale, quella che ho riportato lì sopra, ci dice che venne donato il calice il 17 maggio 1834. Sotto il piede troviamo lo stemma e il nome del canonico Velzi. Su questo calice sono presenti dei marchi e i marchi sono uno il punzone dello Stato Pontificio e l'altro il marchio dell'argentiere che coincide con Francesco Colein, attivo a Roma dalla fine del Settecento fino al 1842 che è l'anno della sua morte.
Quindi questo calice è stato realizzato a Roma da un argentiere che realizzò un tipo di modello che ebbe probabilmente un certo successo, perché noi troviamo calici molto simili a questo di Como in molte chiese della città di Roma e in altre chiese del Lazio e delle Marche. Per esempio, uno realizzato proprio dal Colein e molto simile al nostro si trova nella chiesa di Sant'Eligio degli Orefici a Roma. Qui comunque ho riportato due esempi di calici simili al nostro. Il primo, quello raffigurato nel mezzo, si trova a Bologna, nel convento di San Domenico, e anch'esso venne realizzato da Francesco Colein nel 1841. Vedete che il piede ha le stesse caratteristiche. Ci sono poi delle differenze nelle decorazioni del nodo e del sottocoppa, e poi il calice si differenzia perché è completamente dorato, mentre il nostro ha una doratura solo parziale. Poi c'è un altro calice molto simile che si trova invece al Museo Diocesano di Mazara del Vallo, quindi in provincia di Trapani, e che è stato attribuito a un argentiere romano e che venne realizzato, si pensa, tra il 1832 e 1842, quando era vescovo di Mazara del Vallo Luigi Scalabrini, che si pensa abbia donato questo calice. Vedete, comunque sono tutti caratterizzati da questo piede e da questa base cilindrica portante che sono analoghi in tutti e tre i modelli. A volte poi invece il nodo del calice, che abbiamo visto un nodo conico, è sostituito in alcuni esemplari da tre putti che sorreggono una specie di piedestallo per la coppa. E anche questo è un tipo di calice abbastanza diffuso come l'altro. Quello qui in figura è della cattedrale di Fabriano e fu realizzato da un argentiere romano nel 1851, quindi il Colein era già morto, per cui il modello venne poi riutilizzato ancora. Poi abbiamo una serie di calici che sono legati alla figura del vescovo Pietro Carsana, che resse la diocesi dal 1871 al 1887, in un periodo che era un periodo difficile sia per la Chiesa di Roma, perché c'erano appena stati gli eventi legati al Risorgimento, la presa di Roma, sia per la Chiesa di Como, perché quando il Carsana inizia a reggere la diocesi si presenta una questione spinosa, che è quella del Canton Ticino, che si vuole separare dalla diocesi di Como a cui era stato legato precedentemente. In seguito a un decreto del governo federale svizzero risalente al 1859 che vietava ai vescovi stranieri di esercitare la loro autorità sulle chiese svizzere. E i calici del Carsana ci parlano proprio di questi eventi. Allora, il primo è contenuto in una custodia in pelle rossa, che è quella che vedete qui. Ah, tra l'altro funziona. Ah, no, io stavo indicando ma non funziona. Allora, vedete in alto a destra la custodia del calice, che reca lo stemma di Papa Pio IX. Come mai? La risposta viene dalle iscrizioni presenti sul calice, che sono quelle che ho riportato. Iscrizioni in latino presenti sul bordo del piede e sotto il piede. In sostanza, queste iscrizioni cosa ci dicono? Che il calice era stato donato al Papa Pio IX, oppresso dagli eventi del tempo, dai canonici della Basilica Romana di San Celso e Giuliano, e che poi Papa Pio IX ne fece dono al vescovo Carsana, che fu eletto nel 1871.
Anche questo calice è stato prodotto nello Stato Pontificio e ce lo dicono i punzoni. I punzoni che per la verità si trovano però solo sulla coppa, perché la coppa è l'unica parte in argento. Il resto del calice è in metallo dorato, un metallo giallo e quindi una lega simile all'ottone. I punzoni, che sono quelli che vedete, soltanto che io vi sto indicando le cose, ma insomma, quello in alto a sinistra è il punzone dello Stato Pontificio, mentre quello a destra è il punzone dell'argentiere, che è difficilmente leggibile, potrebbe coincidere con Vincenzo Brugo, ma è un'ipotesi. Comunque, siccome è punzonata solo la coppa, resta da chiedersi se chi ha realizzato la coppa abbia realizzato anche il resto del calice, o si tratti di due manifatture diverse. Come è costruito il calice? Vi è una base circolare che è sul bordo, è ornata con grappoli d'uva e spighe di grano che richiamano il tema eucaristico, a cui sono intercalati i simboli dei quattro evangelisti. Qui ho messo in evidenza al centro il bue, simbolo dell'evangelista Luca. Su questa base c'è un piano ottagonale su cui poggiano delle statuine dei quattro dottori della Chiesa. Poi abbiamo un nodo di una forma un po' caratteristica, un po' strana, che regge un sottocoppa che ha una parte inferiore ornata con delle spighe, una parte superiore su cui corre tutto intorno alla coppa l'immagine, la raffigurazione dell'ultima cena. In questa immagine ho messo in evidenza le quattro statuine, sono anche abbastanza interessanti come manifattura, completamente statiche, anzi qualcuna anche abbastanza espressiva, come la prima, che è quella che raffigura San Gerolamo in abiti da anacoreta, mentre la seconda è quella del vescovo Sant'Ambrogio, la terza riferita al Papa Gregorio Magno e l'ultima, all'ultimo dottore della Chiesa, Sant'Agostino, vescovo. Anche questo motivo della coppa, del sottocoppa decorato secondo il modo che ho descritto prima, non è unico. Ci sono delle analogie con altri manufatti romani della stessa epoca. Ho evidenziato da una parte sulla sinistra per il nostro calice la porzione inferiore ornata di spighe e quella superiore con la raffigurazione dell'ultima cena. Dall'altra parte, a destra, invece avete un calice che si trova nella chiesa di Sant'Antonino di Polverigi, in provincia di Ancona, e che fu realizzato dall'orefice Oreste Bezzi e che presenta lo stesso tipo di decorazione, sia quella inferiore che quella superiore, anche se il disegno è naturalmente diverso. Nella figura centrale vedete una parte di questa scena dell'ultima cena. L'altro calice legato alla figura del Carsana è questo. Un calice di cui il piede ci racconta la storia. E innanzitutto, non so se riuscite a leggerlo, ma dove ho messo la freccia c'è un'iscrizione in corsivo che dice Bellosio Eugenio di Milano disegnò ed eseguì.
Quindi è un calice realizzato da Eugenio Bellosio, argentiere milanese, scultore milanese, che fu una delle figure più rilevanti nel campo al suo tempo. E la parte superiore invece del piede riporta una scritta, che è quella che ho evidenziato mezzo in giallo, e cioè un'iscrizione che dice che il clero del Ticino, dolorosamente, perdendo un così importante padre, dona il calice a Pietro Carsana con animo grato. Quindi questo calice venne donato nel 1885 in occasione appunto della separazione di alcune località del Canton Ticino che storicamente erano state dipendenti dalla diocesi di Como e la formazione della diocesi di Lugano. Il calice ha un piede diviso in quattro parti su cui sono raffigurati lo stemma del Canton Ticino, che è quello che vedete proprio lì in primo piano, e lo stemma del vescovo Carsana. E poi due figure simboliche legate all'Eucaristia, il Pio Pellicano e l'agnello sul libro coi sette sigilli. Il nodo è cilindrico e diviso in quattro edicole, dentro le quali sono presenti delle statuette che raffigurano due vescovi, la Madonna Immacolata e San Francesco. Poi abbiamo un piccolo nodino superiore con i simboli degli evangelisti e il sottocoppa con, vedete lì in primo piano, l'emblema della Santa Sede, perché naturalmente la separazione delle due diocesi fu mediata dalla Santa Sede. E poi due medaglie laterali che raffigurano la cena di Emmaus e la consegna delle chiavi a Pietro. Vediamo adesso qualche particolare. Questo è il particolare del piede con lo stemma del vescovo Carsana, di cui è riportato il disegno di fianco. Vedete il sole sopra e poi sotto il vescovo con le iniziali S.A. Sant'Abbondio. Lo stemma del Canton Ticino, che era quello utilizzato all'epoca, come vedete dall'ingrandimento, da questo bollettino ufficiale della Repubblica Canton Ticino, corrispondente proprio all'anno 1885. E poi in alto una delle scene, questa, raffigura la consegna delle chiavi a Pietro. Anche questo calice presenta degli elementi che non sono originali. Poiché il Bellosio, che lo realizzò, ed è quello che qui vedete in posizione centrale, prese spunto da un calice realizzato dal suo maestro Giovanni Bellezza, un altro orafo e scultore importante al suo tempo. Vedete che la forma della coppa e la forma del nodo e del piccolo nodino in alto sono praticamente identiche. E poi il Bellosio stesso riutilizzò in altri calici il tipo di coppa che aveva realizzato per il calice del Carsana, cioè una coppa con questa forma a campana satinata e col bordo invece lucido, come per esempio nel calice che è quello che qui vedete evidenziato, che venne realizzato per il canonico del Duomo di Milano, Casati. Entrambi questi due calici si trovano al Museo del Tesoro del Duomo di Milano, sia quello del Bellezza che quello del Bellosio. Quello del Bellezza fu realizzato nel 1800 anniversario del martirio di San Pietro. E se andiamo a vedere nel dettaglio, ora non ho potuto ingrandire di più perché l'immagine del calice l'ho presa da
un libro e se ingrandisco la foto si sgrana, però spero si riesca a vedere. Il calice del bellezza ha una raffigurazione sul sottocoppa che è la stessa che ritroviamo nel calice di Como, cioè la raffigurazione della cena di Emmaus. Inoltre, nel nodo è presente una figurina dell'Immacolata che è praticamente identica alla figura dell'Immacolata che troviamo nel nodo del nostro calice, che è quello che vedete lì a destra. Un altro calice legato alla persona del vescovo Carsana è questo, di cui troviamo notizia in una memoria della consegna degli oggetti di sacrestia al vescovo Monsignor Andrea Ferrari nel 1891, dove si dice che tra questi oggetti era compreso anche un calice in argento dorato e lavorato con inciso vi sotto il piedestallo la dedica parroci vicari coadiutori di Como e sobborghi 1888, dono al vescovo Carsana, ora di proprietà del capitolo. Il calice è questo, perché sotto il piede, come potete vedere nell'immagine che c'è sotto la scritta, sotto il piede c'è proprio l'iscrizione di cui si parla. Però il dato contrasta con la biografia del Carsana, perché il Carsana morì il 31 dicembre del 1887, mentre questo calice porta la data del 1888. Quindi è presumibile che fosse stato acquistato per essergli donato e che poi la sopravvenuta morte non consentì di consegnarglielo. È un calice che imita, siamo nell'Ottocento e ho detto prima, si rivisitano gli stili del passato, imita i calici quattrocenteschi con questo piede un po' lilobato, esalobato, cioè con sei petali, ornato di incisioni e di smalti, che sorregge un nodo di forma ellissoidale ornato sul contorno con dei finti castoni smaltati e poi un sottocoppa molto corto, diciamo così, a forma di corolla che sostiene una coppa caratterizzata dal fatto che tutto intorno le corre un motivo realizzato a smalto turchese e azzurro. Qui ho evidenziato gli smalti di questo calice, in alto lo smalto legato alla coppa, quindi quella fascia colorata, in azzurro, e poi gli smalti del piede che raffigurano o dei motivi floreali oppure dei simboli legati all'Eucaristia o più in generale alla religione cristiana. Qui per esempio il simbolo delle colombe che si abbeverano al calice, che viene interpretato come simbolo dell'anima che ha sete di Dio. Anche questo calice è punzonato e i punzoni sono quelli che vedete raffigurati sulla destra. Il primo è il punzone che veniva apposto agli oggetti di manifattura francese dopo il 1838, quindi è un calice di manifattura francese. Il secondo invece è il punzone, il marchio dell'orefice, caratterizzato dalle sue iniziali ACS, che però non sono ancora riuscita a identificare. Non è un fatto strano che si tratti di un calice francese. Ora, può darsi che sia stato davvero acquistato in Francia, però noi abbiamo una testimonianza per quel periodo
lasciata dal presidente della Camera di Commercio, il quale nel 1868, scrivendo al governo, che chiedeva un parere sulla opportunità di introdurre dei punzoni sugli oggetti d'oro e d'argento, rispose, e quella che vedete è una parte della minuta della sua lettera, che sì, gli argentieri di Como volevano che gli oggetti si punzonassero, soprattutto perché c'era molta concorrenza dalle nazioni estere e in particolare dalla Francia, da cui già oggigiorno si importano qui vari di codesti oggetti. Adesso non riesco a leggere perché non è chiara l'immagine che vedo sul computer. Quindi c'era un'importazione di oggetti francesi, per cui potrebbe essere stato acquistato a Como. In effetti, verso la metà del 1800, in Francia, si manifesta un riutilizzo da parte degli argentieri francesi di molte tecniche, sia medievali che rinascimentali. E vengono prodotti dei bellissimi oggetti, anche smaltati, che riprendono le forme quattrocentesche o cinquecentesche. Grandi orefici francesi dell'epoca come Wagner o Caillat realizzano oggetti di questo tipo. Però anche nella manifattura più ordinaria, questo metodo di imitazione viene introdotto soprattutto perché